Il dipinto presenta tre tondi inseriti in una tabella, che verosimilmente doveva costituire la predella di un altarolo destinato alla devozione privata. Vi sono raffigurati Santa Margherita di Antiochia, che emerge dalle fauci del drago, il Cristo in pietà e San Giovanni Evangelista in posa dolente. La sostituzione della figura della Vergine con quella di Margherita presuppone verosimilmente il richiamo onomastico a qualche elemento della famiglia committente dell'altarolo. I tre tondi sono opera dell'anonimo autore senese noto come il maestro del trittico Richardson. Questo maestro si muove in un periodo di circa 30 anni, lungo una traiettoria che parte dalla tradizione di Simone Martini e giunge fino ad approdi vicini alla sensibilità del tardo gotico, l'indole sobria, ma allo stesso tempo caratterizzata dei nostri tondi, ne permette una datazione attorno al 1370.